L'amministratore di posta del dominio può obbligare, per ragioni di sicurezza, l'utente della casella al cambio password in diversi modi e in diverse occasioni. In questo video ti mostrerò le opzioni possibili. Collegati all'indirizzo webmail.aruba.it. Seleziona la scheda Gestisci caselle dominio. Nei rispettivi campi inserisci l'indirizzo postmaster@nomedominio.estensione e la relativa password. Seleziona la versione Smart e accedi. Obbligo di cambio password al primo accesso. Ti è possibile abilitare questa funzione durante la creazione di una casella o successivamente. Per farlo durante la creazione di una casella, dal menu in alto clicca su Gestione e poi su Casella. Nella finestra di dialogo inserisci i dati richiesti. E nella sezione Reimposta password al primo accesso, sposta il selettore su Attivo e salva le modifiche. Se invece preferisci impostare tale funzione alle singole caselle già create, dal menu in alto clicca su Gestione, poi su Caselle. Individua la casella assegnata all'utente. Seleziona la scheda Gestione password. Dalla sezione Reimpostazione della password obbligatoria, sposta il selettore su Attivo e salva le modifiche. Impostare una scadenza password periodica. Utilizzando questa funzione, puoi obbligare l'utente a modificare periodicamente la propria password. Se vuoi impostare questa funzione a tutte le caselle del dominio, dal menu in alto clicca su Gestione, a sinistra del pannello, seleziona la voce Generale. Seleziona la scheda Gestione password. Sposta il selettore su Attivo, seleziona l'intervallo di validità e decidi quando inviare l'avviso di scadenza. Infine, salva le modifiche. Se invece preferisci impostare tale funzione alla singola casella, dal menu in alto clicca su Gestione. A sinistra del pannello seleziona la voce Caselle. Dalla lista delle caselle da te create, scegli e seleziona quella a cui assegnare una scadenza password diversa da quella impostata per tutte le altre caselle del dominio. Seleziona la scheda Gestione password. Nella sezione Scadenza password sposta il selettore su Attivo. Seleziona l'intervallo di validità e decidi quando inviare l'avviso di scadenza. Infine, salva le modifiche.